John Legend, in famiglia arriva un cucciolo, e Luna è pazza di lui. Tra le star più attive sui social media, Charissa Teigen, modella e moglie di John Legend, posta spesso immagini e video della piccola Luna, la figlioletta avuta dal cantautore. Tenera e bellissima, la bimba è spesso ritratta in compagnia di mamma e papà, o impegnata nei suoi giochi. Nei giorni scorsi, però, un'immagine pubblicata dalla mamma la ritrae alle prese con un nuovo arrivato. C'è un nuovo fratellino, per Luna. Solo e a quattro zampe. Charissa Teigen, splendida moglie di John Legend e migliore amica di Irina Shayk, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una dolcissima foto della figlioletta Luna Simone Stephens che, accovacciata sul tappeto col solo pannolino addosso, si mostra intenta a giocare con un tenerissimo cucciolo. Un nuovo arrivo, nella famiglia di John Legend. In un video, ecco invece il cagnolino dalla famiglia battezzato Pepper, che è anche il soprannome della mamma di Charissa, sorpreso mentre si guarda intorno, quasi con sospetto. Prima di essere raggiunto da un altro dei cagnoloni che già da tempo scorrazzano per casa, Penny, Pippa e Puddy sono i nomi dei tre cani già parte della famiglia. Oh, è così ridicolmente carino. Devo assolutamente andare a correre per scaricare la mia eccitazione, ha commentato la Teigen con la sua solita, provocatoria ironia. Di quel cagnolino, la riccioluta Luna che, a vedere le foto vintage postate dalla mamma, è l'esatta fotocopia di papà, sembra davvero volersi prendere cura. Come del resto già fa a modo suo degli altri. Lo scorso settembre, una Instagram story la ritraeva mentre aiutava la mamma a portare una ciotolina colma di cibo per i suoi fratellini a quattro zampe. Dimostrando, nonostante i suoi due anni, un forte senso di responsabilità. Da sorella maggiore, si direbbe. Ma, presto, Luna potrebbe avere per davvero un nuovo fratellino. A rivelarlo è stata Charissa stessa, che ha spiegato come la famiglia sia in procinto di allargarsi. Nel corso di un'intervista per il numero di novembre di In Stile, la modella ha confessato che presto la vedremo di nuovo col pancione, grazie alla fecondazione in vitro. Già in passato, la Teigen aveva apertamente parlato della sua difficoltà a concepire, la stessa Luna, 17 mesi fa, è venuta alla luce proprio grazie a questa pratica. Conosciutisi nel 2007, quando lei prese parte al video di Song, Hit dell'adesso marito, Charissa e John si sono sposati 6 anni dopo. E, da subito, hanno sentito il desiderio di mettere su famiglia. Non riuscendo ad avere un bambino in modo naturale, John Legend e la moglie decisero di utilizzare la fecondazione in vitro. Inizialmente 20, gli embrioni congelati utilizzabili si sono ridotti a 3, 2 di sesso femminile, 1 di sesso maschile. Il primo tentativo non è andato bene, il secondo è stata la piccola Luna, ha dichiarato Charissa nel corso dell'intervista. Nei prossimi mesi, l'embrione rimasto le verrà impiantato. E lei potrà dare alla luce il suo secondo genito, un maschietto. Perché, la fecondazione in vitro, permette di scegliere il sesso del nascituro. Sebbene, né lei né il marito, abbiamo mai dichiarato di aver arbitrariamente scelto di avere una femminuccia e poi un maschietto. Quel che è certo, è che la piccola Luna avrà presto un piccolo amico umano con cui giocare.